Ci occupiamo di vari argomenti, ultimamente anche qui su G-Style, parliamo anche di arte, parliamo anche di cultura e ci è venuta a trovare la dottoressa Bruna Silvidi, che è una psicologa della ASL di Pescara, ma non solo, anche presidente di un'associazione che si chiama Oceano e è in procinto di preparare un percorso molto particolare che riguarderà non solo gli adolescenti, ma tutti coloro che sono legati al mondo dell'arte, ma in modo particolare presso l'Arca di Spoltore. Vogliamo introdurre questo argomento? Certamente. Allora, inauguriamo sabato mattina, sabato 22 alle ore 10 presso la Piazza dell'Arca, la mostra Forme dell'Anima 5, che è l'esposizione artistica di una serie di lavori, di prodotti creativi dei miei utenti, degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale che seguo affettuosamente, diciamo, da molti anni attraverso un laboratorio artistico espressivo presso il Dipartimento di Salute Mentale. Questa mostra, Forme dell'Anima, è ormai alla quinta edizione e negli anni precedenti l'abbiamo realizzata anche presso la provincia di Pescara lo scorso anno, nel 2012 all'Auditorium Flaiano, proprio perché l'esposizione dei lavori artistici vuole essere di questi utenti, vuole essere diciamo, una finestra aperta verso il mondo di lavori che servono e sono utili a metabolizzare, tra virgolette, in penombra un disagio qualora le parole non giungono ad utilizzare il pieno del loro potere espressivo. Quindi nella mostra di sabato noi incontreremo i lavori dei miei ragazzi unitamente ai lavori, alle opere di artisti molto Sì, importanti, quali quali sì, ricordiamo qualche nome. alcuni sono Albano Paolinelli, Anna Seccia, Antonio Matarazzo, Alessandro Rietti, Bruno Di Pietro, Rita D'Emilio e così tanti altri che mi seguono da molti anni in questo percorso di lotta contro il pregiudizio e contro lo stigma nella salute mentale. E devo ringraziare moltissimo anche la sensibilità del direttore, l'ingegner Palombo, il direttore dell'Arca, che è stato molto sensibile veramente a questa nostra proposta e quindi a questa manifestazione che ha uno sfondo di tipo sociale. Per cui tutti insieme in piazza, perché Agorarca? Dal greco agorà, la piazza è proprio, Luogo ecco, è un luogo aperto, un luogo aperto d'incontro. di incontro, di scambio, per cui di comunicazione. E il bello è che in piazza ci saremo tutti attraverso l'arte, proprio perché l'arte ci aiuta a superare le barriere, i pregiudizi e quindi ad andare oltre. E quindi vi invito tutti il 22 ad essere presenti appunto attraverso una conferenza dibattito che verterà proprio su questi temi, l'arte terapia, il disagio e lo stigma. Per cui la mostra durerà, questo è importante dirlo, Quanto? Ecco, sarà aperta per una settimana, ogni pomeriggio dalle 16 alle 20:30. E quindi per chi volesse può insomma, venire anche a vedere, a compiacersi dei Certo, anche dei lavori dei lavori. ragazzi. Certo, oltre al fatto che ci saranno proprio i ragazzi stessi nel pomeriggio che spiegheranno a chi vuole e illustreranno le proprie opere.